Va ora in onda 3 minuti con... Conduce Mirko Zebrone. Eccoci qua ancora, 3 minuti con... La disgrazia non arriva mai. Inaspettata Damiano Aristidio, ovviamente scherziamo. È un grandissimo piacere averti qua. Ciao, ciao, ciao Mirko. Appuntamento col Trofeo Città di Milano anche per te, appuntamento che ci proietterà poi ai campionati assoluti di Riccione. Come sono andate le gare? Le gare sono andate diciamo discretamente, ecco. Ho appena finito un 400 stile che è andato abbastanza bene. Per il periodo va bene, per come ho condotto la gara. Sicuramente è un periodo strano perché comunque sono molto stanco, veniamo tutti da comunque 3 mesi di carico di lavoro. Tra un mese ci saranno gli assoluti, dove non vedo l'ora di cominciare a scaricare, mi perdo natatorio perché non vedo l'ora di cominciare a riposarmi, e ho bisogno solo un po' di tranquillità, un po' di consapevolezza e un po' di forza fisica, poi il resto verrà da solo. E di non avere mattoni alle spalle come in questo momento? Sì, adesso come adesso, dei mattoni sui trapezzi che voi non avete neanche idea, cioè sento veramente male, quindi tutto perché comunque sto lavorando tanto, tanti chilometri, tanti lavori forti, e comunque a fine settimana si sente. Spieghiamo un attimo ai nostri ascoltatori, che magari di moto non è maschio, cosa vuol dire carico di lavoro per loro? Carico di lavoro significa semplicemente, faccio un esempio, se le gare ci sono aprile, gennaio, febbraio e anche un pochino marzo, molti chilometri aerobici, quindi grandi quantità e poca qualità. Marzo tutta qualità, quindi si abbassano il chilometraggio a livello aerobico, si aumenta quello anaerobico, quindi più passi gara, più lavori forti, meno lavori di quantità per abituare il muscolo a andare forte, diciamo, ecco. Diciamo, prima si è costruito il serbatoio, poi si aumenta il carburatore e infine a 2-3 settimane prima degli assoluti, quindi dell'appuntamento importante dell'obiettivo, si fa riposare la macchina, semplicemente si mettono a posto le gomme, si gonfiano, si mette a posto l'assetto per poi andare in gara e correre. Spero di aver fatto capire bene il tutto. Quindi lui non appena smetterà di nuotare farà il meccanico o qualcosa del genere? Assolutamente sì. Tu hai avuto già esperienza con Pechino 2008, sai benissimo cosa vuol dire vivere un'Olimpiade dal vivo. C'è l'obiettivo quest'anno per tutti voi di Rio 2016, tu come ti stai preparando? Sicuramente l'Olimpiade è una gara sì. Io ho fatto 6 mondiali, ma ho fatto un'Olimpiade. Il mondiale è bellissimo, l'Olimpiade è qualcosa di inimmaginabile, proprio perché viene una volta ogni 4 anni, perché sono fortunato di averla fatta una e spero che, e sto lavorando per farne un'altra, e questa di Rio. L'obiettivo è quello, è ovvio, partecipare alle Olimpiadi, sarebbe la seconda e credo anche l'ultima, vista l'età, visto che aprile farò, proprio durante gli assoluti farò i miei 27 anni, 27 candeline, spegnerò. E quindi niente, stiamo preparando questi assoluti, sperando che arrivi il tempo limite per fare i campionati prima europei di Londra a maggio e poi le Olimpiadi ad agosto. E quindi seguite Damiano Lestingi, il MIG, ai campionati assoluti di Riccione. Io ringrazio Damiano Lestingi per essere stato a 3 minuti con Zebro. Con Damiano Lestingi, ovviamente. Io con Zebro, poi voi con Damiano Lestingi. E appuntamento ai nostri ascoltatori con la prossima puntata. Ciao! Ciao!